In questo comune abbiamo un direttore generale che evidentemente non è andato a fare il suo dovere oppure non ha le competenze per farlo, un assessore che non è andato, un sindaco che non è andato, un dirigente che non è andato a parlare con la Corte dei Conti. Siamo abbandonati dietro a non si sa quale eventuale tecnocrazia, si preoccupano di dare istruzioni ai dirigenti e nel frattempo il comune sta praticamente andando a zampe per aria. Il rallentamento delle attività a causa Covid avrebbe dovuto incidere positivamente sulla gestione di cassa, che invece resta una delle criticità più acute nella gestione del comune di Pescara e quanto messo nero su bianco dalla Corte dei Conti in una deliberazione che ha creato scompiglio nel Consiglio Comunale del capoluogo adriatico. Il predissesto finanziario è stato dichiarato nel 2014. Il Movimento 5 Stelle parla di situazione disastrosa. Ci sono debiti fuori bilancio elevatissimi, ci sono anticipazioni, cioè rispetto al fatto che non abbiamo dei soldi in cassa, abbiamo utilizzato soldi che non avevamo, su cui paghiamo degli interessi altissimi. E il problema è chi controlla, perché sono state fatte quelle spese, perché non sono state evitate e quindi i soldi che come delle formichine siamo riusciti a mettere da parte non sono stati accantonati per non pagarci degli interessi sopra. Il problema quindi è la completa mala gestione delle casse comunali. Si tratta di una strumentalizzazione politica, si difende l'assessore al bilancio Seccia. Strumentalizzazione di carattere politico da parte di qualche collega della minoranza che pone delle ombre sull'attività, questa non l'accendiamo, la rimandiamo al mittente in maniera decisa. Io ricordo solamente una cosa, che in questi anni c'è stata un'anticipazione di cassa quasi costante. Al 31/12/2021 l'anticipazione di cassa è venuta meno perché abbiamo in cassa 6,4 milioni. La cassa è il termometro dello stato di salute dell'ente e se tanto mi dà tanto, il Comune di Pescara sta migliorando tantissimo questa situazione. E quindi quel rilievo fatto sugli interessi passivi ovviamente è già superato, la correzione di questa criticità è già stata superata. Così come ad esempio il pagamento di 2,9 giorni dei fornitori del Comune di Pescara è un altro indicatore di efficienza del Comune. Tra i problemi evidenziati dalla Corte dei Conti, quello della riscossione dei tributi. Non è vero che il Comune non batte cassa, rispondono dall'amministrazione. C'è una società partecipata creata ad hoc per la riscossione delle tasse. Il problema di riscossione di tributo è un problema endemico del sistema Italia. Il Comune di Pescara nel 2019 ha deliberato la costituzione di una società in house che si chiama Adriatica Risorse, che ha la mission di riscossione e al 31 dicembre c'è stato un incremento del 5% delle entrate. Ora il Comune ha un mese di tempo per rispondere alla Corte dei Conti.